Benvenuti a un nuovo video sul mio canale John Massaio Tutto Fare. Aspettate. E benvenuti al quinto episodio della rubrica Blog e altro. Blog e dell'orto e altro. Questa settimana sono riuscito ad andare solo 2 giorni all'orto, ma sono stati intensi. Allora, partiamo dal fatto che questa settimana sono stato impegnatissimo, ho avuto tanti impegni, tante cose, tanti problemi e anche esami. Questa settimana, il giovedì e sabato, sono riuscito ad andare all'orto. Allora, giovedì ho scattato una foto dell'orto com'era. Allora, era praticamente che stavo togliendo via le bacce, come vedete in questa immagine. Le stavo togliendo e stava venendo la roba nella parte destra. Il problema è che cresce in fretta le bacce. Poi alla parte sinistra c'è la foto di sabato, che praticamente dopo quello, per far riposare il terreno, c'è ancora il basilico della volta scorsa. Cioè, non della volta scorsa, di quest'anno, che preferisco lasciarlo per il prossimo anno, che è una pianta perenne. E poi col tempo ho messo delle piantine nuove, ho anche utilizzato la compostiera, ma parliamo adesso della compostiera e poi vi faccio vedere altre foto. E ha passato prima la foto della parte sinistra dell'orto, da mia sinistra, così, di com'era e com'è adesso, e poi cercherò di pulirla bene tutta tranne il basilico. Invece di toglierlo, lo lascio per il prossimo anno per far rigenerare la terra. La compostiera adesso la vediamo. Ho iniziato a mettere tutti gli scarti delle bacce e dell'orto della volta scorsa, che si sono iniziate a decomporre. Ho dato un po' da bagnare, ho utilizzato, come vedete in questa foto, ho iniziato a praticamente parlavamo della compostiera. Praticamente l'ho utilizzata, ho messo tutti gli avanzi dell'orto di quest'anno, nel senso gli avanzi non organici, ma bensì quelli lì, dei scarti vegetali, delle altre piante, queste roba qui, e si aggiunge una miscela per aiutare a decomporre, e si utilizza dell'acqua per bagnare. Non ho foto di questa miscela che ho utilizzato, si dà un piccolo cucchiaino e si aggiunge con l'acqua, non dentro l'acqua, ma separatamente, prima dentro la compostiera, come state vedendo è pieno di erbacce, perché se si deve utilizzare per... Prima bisognerebbe lasciarle seccare per evitare che praticamente si creano dei che i semi delle erbacce si uniscono al terreno, perché si possono rigenerare così a loro volta, così si lasciano un po' seccare, ma bisogna anche aggiungere metà
fresco di avanzi d'orto, cioè di verde e metà secco, e facilita la decomposizione. E poi questa settimana ho messo l'insalata e cicoria, e vedete che, come vedete dalla foto, in ampiezza era dopo il primo giorno avevo messo la fila sempre destra dell'orto, avevo completato due file, e al terzo giorno e all'ultimo giorno di sabato, perché l'avevo fatto giovedì, ho fatto praticamente un lavoro che consisteva di completare tutta la fila. C'ho ancora due piantine di cicoria e di insalata, penserò di aggiungere agli restanti quattro file, perché ne ho fatte circa 6-7 file, come state vedendo la foto in ampiezza da parte destra dell'orto. E niente, il videoblog è terminato. Iscrivetevi, perché se non vi iscrivete venite bombardati da Itulo. Diventa eroe nazionale per gli israeliani, per i gay putridi israeliani. Niente offesa per i gay putridi, però sapete com'è, c'è un piccolo problema. O preferite lavorare nei campi, come la volta scorsa vi dicevo, come i negri, vabbè, adesso si va troppo nel razzismo, vabbè, prendetela come uno scherzo. O lavorerete come dei negri nei campi di pomodori prossimo anno, o nel serio quest'anno, oppure diventerete comunisti. Filo putignani, filo zofeliani. E sapete che cosa succederà se non vi iscrivete a questo punto, che sembra che vi sto prendendo per il culo? Succederà che andrete presi a Halloween da uomini armati di zappa e vi spaccheranno la testa scambiandovi per gente di colore e dei gay putri comunisti socialdemocratici. Socialdemocratici. Saluto, si scherza. Iscrivetevi. È un saluto caro dal vostro Joe Mazzaio. Chiedo scusa se a volte sembrano offese razziali, ma si scherza chiaramente. Ciao ragazzi, ragazze, donne e uomini. È stato un piacere fare questo blog, il quinto blog con voi. Saluto. Alla prossima.